Oggi andremo a fare delle nuove interviste con le persone strane e questo sarà un video molto Senti! interessante perché Sì, tu! La finisci con questi Ma cazzo di cosa c'è? video? Che Hai cosa rotto, vuoi? basta! Sempre a fare le solite cose, sempre a fare le solite Vabbè, cose, adesso. basta! Ma Sti che ti cazzo di video, importa sempre cosa uguali! faccio io? Che ti Datti importa? all'Ippica! Come avevamo detto, oggi andremo a intervistare le persone strane. Proviamo a girare nella zona di Knightsbridge. Soho, Knightsbridge. Knightsbridge. Soho, Knightsbridge. Knightsbridge, Soho, Knightsbridge. Chissà che sia affollato e che ci Soho, sia un sacco di Soho, persone Soho, fuori di testa. Soho, Alla Soho, prossima. Soho, Soho. No, aspetta, ho sbagliato. Can I ask you just a few What do you questions? think about fast foods? Una persona, per esempio, da un abito abbastanza elegante ma eccessivamente kitsch, se vogliamo, comunque con una moda veramente particolare, è già un inizio, è già sufficiente per vedere se è strano Hi, oppure no. excuse me, can I ask you just an interview or something? Can I ask you a few questions for an interview? I'm Middlesex University and Yeah. for my essay. Is it fine if I ask you Yeah. something? Many questions? Oh, just one. Oh, Oh, okay. What do you think about fast foods? il microfono in testa non è sufficiente. Un tipo strano potrebbe essere anche una persona che, per quanto pazza, non dia nessun segno di ascolto al momento in cui uno rivolge la parola. Hello, can I ask you just a Cioè, few io questions faccio for una an domanda interview? e questo non risponde. Cioè, voglio dire, è proprio come Can I ask you just a few questions for an essere interview? delle statue, più pazzi di Se così, più questo strani uomo di non così. risponde, se ne vada, non è sufficiente, no? No interview, please. Sorry. No? No interview, no? No interview, no? No interview? Oh, how do you enjoy your food? Delle volte capita che qualcuno va in cerca di qualcosa di strano quando vuole fare qualcosa di particolare. Appunto, la mia idea di oggi era quella di riprendere delle persone strane o comunque cogliere qualcosa di strano. Però ogni volta che vedevo qualcosa che poteva essere interessante, dicevo no, non è sufficiente. Parco il giardino di Cadogan Square è chiuso ed è privato. Questa è una cosa assurda perché è un posto veramente ampio di cui la gente potrebbe usufruire, una cosa bellissima. Però il cancello è ermeticamente chiuso. E questa è una cosa strana, è una cosa assurda. E allora io dico che il fatto che il cancello sia chiuso non è sufficiente per far capire che questo è un video fatto per sottolineare eventi o cose delle persone strane. Prove significative di quello che possiamo dire a proposito del comportamento o delle persone, per così dire, strane. Appunto, quel dettaglio del cancello chiuso non è sufficiente a sottolineare tutto ciò. Il fatto che il cancello è chiuso non è sufficiente. Non si può entrare, non è sufficiente. Il fatto che il cancello sia ermeticamente chiuso non è sufficiente. Il fatto che tutte le volte che vedo le persone che vanno in giro di giallo hanno qualche cosa di giallo vicino a loro non è sufficiente. Il fatto che quest'uomo sia verde come le siepi. Your food, when you want to enjoy your food, what do you do? How do you enjoy your food? Just enjoy. Sì, perché appunto noi eravamo lì a marciare come dei soldati coi guanti a metà di giugno. E fino a qua niente di strano. Sorry? Just enjoy. Il fatto che questa donna in bianco in lontananza sia vestita come un uomo non è sufficiente per intervistarla e per capire che sia un fatto strano. No, questa qua, sì. Non questa. No, no, non questa. But where do you usually go? Matrix. Matrix. Where do you usually go to enjoy? Oh, non mi caccio il paese in sonno. Il fatto che questo uomo di colore con cappotto invernale non è sufficiente. Cappuccino? mettiti una maglietta o vai in Alaska, comprati un gelato
comprati un gelato. Yeah, so this is what you suggest the audience. So. Il fatto che quest'uomo qui, that's great. Patisserie Valerie. Cazzo. Yeah. Maison Bertin. È sfocato. Il fatto che quest'uomo qui sembra, that's great. In English, the boat house. John Carpenter. Yeah. All around this area. Yeah. Some great restaurants around here to eat. Non è sufficiente. Yeah. Can I just see your shoes? Non fa niente. Tagliamo. Sure. Yes. Yeah, your shoes are amazing. So. And can I ask you just the second question? Il fatto che questo era deficiente non è sufficiente. It's completely different topic, but it's really important. It's, what do you think about plain element in the war? Il fatto che anche questa sia un cappotto invernale a giugno non è sufficiente. For example, why the children aren't playing with little soldiers, with the toy soldiers, and why the war is so terrible? What? What is this kind of difference between soldier? Sam, because the children play with little soldiers. Yeah. Il fatto che ho trovato un tè con il ghiaccio e che ci ho dovuto aspettare mezz'ora. Yeah. Well, it's not true. Non è sufficiente. I played with little soldiers 50 years ago. Ma cosa detto, scusa? No, questo è. Sto preparando un video, ovvio che non capite cosa sto dicendo. Yeah. I never went around shooting people. Che fa parte di un video molto più grande. You gotta be unbalanced to be like that. You have to be unbalanced. Yeah. Va bene lo stesso. Poi dopo facciamo anche l'intervista su chi è. It's normal for little boys to play with soldiers and girls to play with lambs. Ma cos'è, una foto o un video? Because men become men and girls become mummies. È una foto, però io conto fino a tre e poi dopo mi urlate e mi dite questa cosa qua. Yeah. And then you grow up. Yeah. Alta voce. Uno, due, tre. If you're damaged when you're young, then you could be evil and dangerous. 3, 2, 1. See? Now, did you understand what I said? Via. Riguarda intervista le persone strane. Non quelle che ostentano la loro. Ma io vado lì sempre con un pretesto, tipo faccio interviste a proposito del fast food. Ma non pensi di essere tu stesso una persona strana che fa interviste a persone che credi possono essere strane? Yeah. Ok. Via. La rifacciamo, ragazzi, è prima passo. Vedete? Guardate le mie dita, non confondetevi. Le mie dita. Ragazzi, siamo pronti? 3, 2, 1. Vai buona. Thank you very much. Okay. Let me shake your hand. So what, which is the university of what? Yeah, it's a fine art university in Middlesex. It's the north. What, do you paint as well? Yes. So I'm an artist? I am. I'm a painter, yeah. Oh, that's great. See? I suppose the way I look goes with the territory. Yeah. It's all about details and about editing. Il fatto che tutti credano che io sono più strano di loro non è sufficiente. Adesso stiamo entrando a Chinatown, vediamo se troviamo qualche cinese strano.
o qualche persona strana che sia disposta a concedermi un'intervista. Il fatto di cercare persone strane a Chinatown forse non è sufficiente. Persone strane a Chinatown forse non è sufficiente. Il fatto che quest'uomo qui stia dormendo come se fosse un morto non è sufficiente. Scusi, potrei fargli un'intervista, no? Volevo sapere semplicemente cosa ne pensa dei fast food, se lei mangia i fast food. Oppure potremmo parlare a proposito dell'elemento ludico del, appunto, nella guerra, i soldatini, i bambini che giocano a soldatini e poi dopo la guerra è vista come una cosa divertente per i bambini e invece poi dopo si trasforma in una cosa orribile quando si diventa adulti. In realtà alla fine di questo video non ho ancora capito veramente come si può identificare una persona strana. Non si può capire in base a quello che indossa o a quello che fa, se dorme, se sta sveglio, se piglia pesci, se lavora da qualche parte, la religione che segue. Come si fa a capire chi è strano e chi non lo è? Veramente questo è l'enigma. Stiamo facendo la strada del ritroso per riuscire a trovare di nuovo una scritta Soho per avere più materiale per finire questo video. Adesso stiamo attraversando la strada col rosso. Adesso dobbiamo riuscire a trovare la scritta Soho per poi fare quella specie di montaggio in cui io dico Knightsbridge, Soho, Soho, Knightsbridge, Soho, Knightsbridge, Soho. Thank you.